ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, che questa settimana vi propone una puntata a tutto running con uno sguardo all'inverno. A Chiavenna, al chilometro verticale dei record, si parla straniero, ma Elisa Sortini e Bernard De Matteis si laureano campioni italiani di specialità. Era qualche anno che mancavo a questo vertical, Chiavenna Laguncio, sono davvero contenta di aver vinto il titolo italiano e di aver strappato anche un terzo posto contro una grandissima Andrea Maier che ha fatto anche il suo nuovo record del mondo. Gara dura, molti gradini naturali, percorso bellissimo e stavo bene, in questo finale stagione sto davvero bene, però le avversarie erano davvero toste, quindi sono davvero contenta di essere riuscita a vincere. Ho vinto il titolo italiano di chilometro verticale alla mitica Chiavenna Lagunce. Dopo 5 anni in cui non vincevo più il titolo italiano sul chilometro verticale, il mio terzo titolo, e dai, sono veramente felice perché non me lo aspettavo, la stagione è stata molto lunga e sono anche già un po' stanco e quindi dai, adesso arriverà un po' di meritato riposo. Nella gara assoluta sono arrivato secondo dietro al norvegese Bugge, che ha fatto quinto ai recenti campionati mondiali di corsa in montagna e niente, soltanto per 2 secondi mi ha battuto e dal punto di vista agonistico sì, un po' mi dispiace perché 2 secondi sono veramente pochi, però io ce l'ho messa tutta e quindi non ho nessun rimpianto. Bravo a lui e vorrà dire che lo batterò la prossima volta. Miguran Skyrunner World Series Final. A Limone sul Garda tornano i Galacticos dello Skyrunning. Ho sentito che è cambiata da quando l'ha fatto, ma meglio perché c'è più dislibero, allora e questo mi piace di più. E comunque ho detto, è una gara che è bellissima per il posto, ma anche per l'organizzazione che sempre sono al top. Per me veramente tornare di nuovo a Limone sarà un vero piacere dopo l'incredibile vittoria inaspettata dello scorso anno che mi ha regalato anche le World Series. Sarà un'altra battaglia sicuramente, anche se quest'anno sarà difficilissimo riconfermarsi, però il percorso mi piace molto perché ha la giusta dose di tecnicità e di lunghezza, anche di veramente in finale di stagione dove le energie sono ridotte al minimo, però cercherò di dare il mio meglio come sempre, soprattutto nel post gara con un'ottima festa come sempre organizzata dagli amici di Limone. Gran Prix Internazionale Sportful a Pedavena, vero e proprio parterre de roi. Io della mia gara sono soddisfatto, primo degli italiani è un ottimo risultato, certo prendere un bel distacco dall'Andorrano vuol dire che lui è andato veramente forte, però in generale la condizione è buona, arriviamo da un periodo di carico tosto, che abbiamo fatto un bel po' di corsa e camminata che per la gara in salita di Schirol non aiuta tanto, però come in vista dell'inverno è tutto ottimo e adesso ancora questo mese in cui rimetteremo gli sci. E poi inizia la Coppa del Mondo e là diventa veramente importante essere in forma per iniziare subito bene. È molto bello, sono molto contenta di come è andata la gara oggi, sinceramente non pensavo perché comunque veniamo da 2 settimane di carico a Seefeld e sono partita tranquilla ai 6,5 km, mi sono ritrovata da sola e ho continuato fino all'arrivo, dunque molto positivo perché è il primo anno che la faccio diciamo tutta da sola, se no gli altri anni che avevo vinto ero partita dai 2 km, dunque questa è una motivazione in più anche per l'inverno per partire nel modo migliore. Sì, spero di essere uscita dal tunnel definitivamente perché l'anno scorso ho avuto tantissimi problemi fisici, dunque non mi sono mai riuscita a esprimere al meglio e già la Sportful non era andata bene l'anno scorso, dunque quest'anno è andata bene e spero che ritorni come 2 anni fa. Diamo ora uno sguardo all'inverno. Sulle nevi dello Stelvio abbiamo intervistato per voi Damiano Lenzi, che archiviati i problemi alla schiena è pronto a un inverno da protagonista. La stagione passata è andata veramente male, ci sono le classifiche che parlano, quindi è inutile star lì a girare attorno. Ho fatto forse 1 o 2 gare discretamente, per il resto è stato buio, è stata veramente una sofferenza. Poi anche a livello di motivazione, quando vedi che proprio non gira, che soffri, quello sicuramente non aiuta. Però dai, adesso mi sono fermato, ho fatto 3 mesi di riposo assoluto, la schiena, l'infiammazione alla schiena che avevo al piriforme mi è passata, adesso mal di schiena non ce l'ho più, ho iniziato ad allenarmi, ho iniziato un po'
con le gare, facendo qualche gara di corsa. Adesso non sono ancora in forma sicuramente, però diciamo che ho una condizione fisica buona, sento di avere energie e riesco a allenarmi come voglio, quindi questo è ottimo. Adesso abbiamo approfittato di questo ski test di inizio stagione col team Dynafit per testare i materiali in vista della stagione e poi niente, per quella stagione che viene non ho nessun obiettivo, nel senso non mi sono posto nessun obiettivo, mi sono posto uno solo, che è quello di riuscire a ritrovare le mie sensazioni, di riuscire a ritrovare il feeling con me stesso che ho perso la scorsa stagione, quindi non avere problemi fisici e sentire il motore che gira. Poi da lì penso che i risultati arriveranno da soli e gara dopo gara vedremo. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio: in gara non cambia. Sognate, osate e non mollate mai.